partito nel capitolo precedente in cabina di uno Stadler nuovo a cremagliere scartamento 950 mm. Da Catanzaro Lido arrivo su incrollabile trappulella Fiat M4 anno 1991, aderenza naturale e sempre scartamento 950, a Soveria Mannelli, dove quel gioiello di linea tutta curve, ponti, viadotti e gallerie per Cosenza da anni, ahimè, è interrotta causa frane e smottamenti passati nell'oblio, interrotta fino a marzo, poco prima di Rogliano. Inizio per continuità con il minuto finale del capitolo 4 a Soveria Mannelli. Sganciata la 302 in coda, manovra e si porta in sosta sul primo binario. Storico apparato a leve a fili Max Judel, bien conservati, Deo gracias. Risalgo sulla M4 312 che parte per Catanzaro città come treno 321 delle 12.26 con arrivo a Catanzaro alle 13.30. Ho l'autorizzazione a viaggiare in cabina, squisito onore ricevuto da Roberto Galati, presidente dell'associazione Ferrovie in Calabria, di cui sono ospite. Ora nel ritorno mi godo meglio il paesaggio da un finestrino. Tornerò però in cabina sulla cremagliera che dalla città scende a Catanzaro Lido. Sulla linea e i rotabili ho ciacolato già fin troppo all'andata. Ora fino a Catanzaro solo brevissime immagini riassuntive. Spazio a scartamento ridotto, natura tutt'attorno e la trappulella. Io me la scialo dal finestrino. Deserti piazzali dal notevole traffico di movimento merci e derrate alimentari che fu tipico delle piccole ferrovie concesse che servivano borghi sperduti. Due rimorchiate RA di fine anni 60 per le Breda M2. Un lungo pianoro a 700 metri sul livello del mare e velocità sui 70-80 all'ora. Come non rinfrescarsi con raffiche a tal velocità? Ancora quasi al completo l'allegra compagnia di soci dell'associazione Ferrovie in Calabria, solo quel cincinino più tranquilli passeggeri.
Si direbbe, lo so, ma alle volte medito pure. Attività di pensiero della serie. Annuncio ritardo. Il treno della vita che passa una volta sola arriverà con un ritardo previsto di 90 anni. Un santo, e no, non io, è la stazione di San Pietro Apostolo. Il fiume Corace. Girata in arrivo l'incrocio. Il santuario di Madonna di Porto, dai tanti pellegrini che vi giungono in treno. Fiat M4, atta alla cremagliera, primi anni 90 e ristrutturata poi nel 2010 a Piano Lago e con nuova livrea sociale. Thank you.
Incrocio con altra M4 atta alla cremagliera. Il magnifico viadotto della Fiumarella, ma ahimè più conosciuto per quel gravissimo deragliamento con 71 morti, quasi tutti studenti, del 1961. Il lineare e ardito viadotto Fiumarella della statale della Sila Piccola, siamo a Catanzaro. La M4302 va in sosta sul Tronchino. Parte del gruppo di soci dell'associazione si scioglie. Dalla Lido arriva uno dei 5 nuovi star della cremagliera, scappamento ridotto. 3 sono qui a Catanzaro, 2 a Cosenza. Andiamo a Lido come treno 81 delle 13:52. A Catanzaro Pratica, passo in cabina. In attesa dell'incrocio. Inizia la tratta cremagliera di circa 2 chilometri.
Quando penso all'immenso potenziale turistico di tutta questa ferrovia, dai paesaggi che si ammirano fra le curve e controcurve a questa cremagliera. Per inciso è una cremagliera a struba, semplificando è il sistema più semplice fra quelli affidabili a cremagliera. La pendenza è del 100 per 1000. È una cremagliera in funzione dal 1933. Il Bisantis è il viadotto simbolo di Catanzaro. Anno 1962, lungo oltre 460 metri. L'unico finestrino apribile è, ahimè, solo in cabina, ma naturalmente la Stadler li fa su richiesta. Bucando a Catanzaro Sala termina la tratta cremagliera. D'accordo con l'ex cementificio. Ora circa 7 km ad aderenza naturale fino a Catanzaro Lido. Fermata di Dulcino. Altro incrocio.
Sottopassiamo la famigerata statale 106 ionica, qui in una sua variante cittadina. Fermata di Pistoia. Aranceto. Siamo la Fiumarella. Vuoto scalo termina lo scartamento ridotto 950 mm. Degno arrivo, apprezzato! Coi secondi contati, via alla accanto Catanzaro Lido delle FS. Ma tu il biglietto ce l'hai già? Sì, devo solo timbrarlo. Sul quinto già freme, beh quasi, la trappolella che mi riporterà a Brancaleone. Sul primo 663 dal deposito. Sì, prediligo le stazioni ancora ben frequentate dalle trappolelle. Vado alla 663 per Branca con sorpresa. Senza dovermi andare a caccia, come ho fatto nel capitolo 3, dal finestrino posso ora osservare quel particolarissimo Intercity effettuato con ALN 668. Questo è il Reggio Calabria Taranto. Per il piriché di questi Intercity con le 668 rimando al videino dedicato. Intercity 562, caso unico in Italia. Trenitalia ridicola, viaggiatori che pagano tariffe Intercity, Ministero dei Trasporti che paga per Intercity a littorine, ferrovipatici estasiati, ma solo loro. Per concludere, da Reggio a Taranto 472 km, ben oltre 7 ore per il viaggio e due trappolelle serie 1000 degli anni 70 del secolo scorso. Regionale 22493 per Roccella Ionica, stazione che fa da nodo cerniera per molti regionali da e per Catanzaro e Reggio.
fiume Corace che qui si getta in mare. È solo un'altra escursione sui binari della Ionica. Un riassunto con una selezione di immagini solo per rendere la splendida linea in riva allo Ionio. Fra Catanzaro e Brancaleone, meno di 80 km, sono oltre una ventina le stazioni attive. Sui 472 km della Ionica sono ben più di 60. Giro di chiave alla rara e un incrocio filante. Con le riprese, lo so, mi auto escludo sempre forzatamente dalla conversazione. Me la cavo infatti a malapena a fare una cosa sola per volta e in un paesaggio così e il treno nella natura, al diavolo note noterelle, la parola alle immagini.
transitiamo da un borgo che nel 1972 è assurto ad onore immortali, Riace. Rimando al capitolo 2 per una visita ai bronzi che per me meritano l'oro, non il bronzo. Abbiamo pulito noi, vedi che è abbastanza pulito qua, abbiamo fatto una ripulita, una cosa, abbiamo pulito la sotto che era un disastro. Roccella, capolinea di questa trappulella. Un'occhiata allo scalo, poi un'altra 663 ci porterà a Brancaleone. Bueno, ci siamo. Il sempre interessante Acei. Qualche sempre apprezzata manovra. Ce l'ho proprio al ridosso della mia attività commerciale, quindi un primo appoggio si arrivano qua in un modo o nell'altro, praticamente il turismo ferroviario, capite? Arriva uno dei due nuovi swing, gli ATR 220 della polacca Pesa. Nel soffocante caldo di luglio, ecco come viaggiano i radiatori. La
l'interno della stazione a testimonianza di un importante passato. E arriva la 663 per Reggio, come regionale 3671. Saluto lo spaturno, così covattamente io chiamo il Pesa. E inizia l'ultima e più spettacolare tratta in riva al mare. In fondo, merito alle rotaie, hanno fatto da sempre baluardo soprattutto edilizio all'assalto speculativo di queste incantate spiagge naturali. La torre del Cavallaro, età bizantina, poi adattata aragonese, torre d'avvistamento e a difesa della costa, alla ottocentesca torre piezometrica per il rifornimento delle vapoviere. Se dovessi anche solo accennare al patrimonio storico della costa ionica, ci vorrebbero anni, ecco. Locri, una meta del capitolo 1 di questa Brancaleone 2016. Sempre stupefatti la bellezza non solo naturalistica ma monumentale della Locride e della costa dei Gelsomini. Con
come dicevo, la ferrovia ha salvato le spiagge. Locri e Brancaleone, le stazioni e le spiagge che ho frequentato di Ardore, Bovalino, Bianco, Africo Nuovo e Ferruzzano. Severo conseguenze di immagini più lunghe del mio solito, perché per me sono l'essenza di questo preservato litorale sabbioso, delle coste selvagge e del mare tanto limpido dal blu al turchese. Ferruzzano, Bruzzano e Brancaleone, ancora evidenti i gravi danni della drammatica alluvione del novembre scorso. La furia del torrente Ferruzzano distrusse sedime ferroviario e statale 106 ionica. Siamo arrivati.
Rapulella se ne va indifferente. Per lei tanti viaggi ancora, ma per me il capolinea. L'ultimo sguardo alla stazione che ospita la fantastica clinica delle tartarughe marine, e solo questa vale un viaggio. Va da sé poi un bagno agognato per tutto il giorno, come sempre facendomi naturalmente largo a fatica, e si può notare, fra la calca della gente. Apprezzo più che mai la semplice e naturale bellezza dell'arenile, dove ancora tutto è a misura d'uomo. Ed è subito sera, come direbbe il poeta. All'andata tutto aveva il suo posto nei trolley. Al ritorno ora non sta più. Misteri misteriosi. Invece, e non è una sviolinata, è evidente, anche dall'eclettico arredamento, il piacere che è stato il soggiorno in questo bed and breakfast a Armata Brancaleone. Apprezzato dalle albe sul mare al giardino interno. Per finire con l'ospitalità davvero speciale che ci ha riservato Roberto Galati in questo suo bed and breakfast di famiglia. Roberto, caro amico e, per inciso che non guasta, presidente dell'associazione Ferrovie in Calabria. Ok, è tempo di riportare la vetturetta dove l'ho noleggiata all'aeroporto di Lamezia Terme. Con sosta in linea d'aria un chilometro dalla fine della pista, alla grande e vuota spiaggia. Meglio arrivare con doveroso anticipo al mare piuttosto che in aeroporto. Beh, proprio vuota l'immensa spiaggia sabbiosa non è. Ma non sono affatto scalmanati questi minions e non disturbano la sosta. Breve digressione in un giardinetto parcheggio nei pressi della stazione di Sant'Eufemia Lamezia, una 740 loco monumento dal 1988. Come sempre, l'aeroporto è la parte più noiosa e dispersiva di ogni viaggio, ma finalmente si decolla. Volo dovrei essere nel mio ambiente naturale. Mia moglie mi assicura che ho sempre la testa fra le nuvole. Grande Igor Sikorsky, pioniere dell'aviazione, ebbe a scrivere: secondo autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare, ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Ciacolando siamo arrivati. Eccomi a Baita, e già in posto prossimo viaggetto con freddi treni. Intendo in Danimarca e Svezia. A presto!